Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Antonio Celentano, giocatore dell'Asti. Una vittoria importante sul campo del CRD, una vittoria che vi permetterà di passare al prossimo turno di Coppa Italia. Sì, esatto, questo è un risultato molto importante perché possiamo puntare ad andare avanti in questa competizione che per noi è molto importante, perché oltre al campionato c'è anche questa Coppa Italia che ci può dare grandi soddisfazioni. In questa partita siete riusciti a concretizzare le palle gol che avete creato, una partita comunque non così facile contro un avversario che vi ha messo in difficoltà soprattutto nelle fasi iniziali. Sì, infatti pensavamo che questa squadra era molto valida, infatti siamo partiti molto sicuri di noi stessi e questo ci ha condizionato nella partita, infatti non abbiamo disputato un'ottima partita come ci si aspettava da noi, però comunque il risultato è andato bene, quindi dobbiamo migliorarci soltanto nelle prossime partite. Quanto è importante per i ragazzi dell'Asti come voi, dell'Under 21, dell'Under 18, avere come punti di riferimento i campioni della Serie A1? Questo è molto importante, anzi è fondamentale, soprattutto nell'aspetto tattico, perché anche vedendoli giocare, anche vedendo fare allenamenti, ci possiamo migliorare sia in fase difensiva che in fase offensiva. Infatti molti, alcuni dei nostri giocatori, sia dell'Under 21 che alcuni dell'Under 18, vanno spesso a fare allenamento con la prima squadra proprio per migliorare l'aspetto tattico, soprattutto in fase difensiva. Andrea Darre, giocatore del CRD, una sconfitta contro un Asti oggi davvero messo bene in campo, una sconfitta che purtroppo pregiudica il vostro cammino in Coppa Italia? Sì, ci dispiace di questa sconfitta, loro sono davvero bravi, noi abbiamo sbagliato delle chiusure semplici che potevamo evitare e con questi gol di vantaggio sono andati fino in fondo. Forse qualche errore di troppo nella prima frazione di gioco poteva far andare la partita su altri binari, credi che magari con qualche gol in più all'inizio il passaggio del turno poteva rimanere in bilico fino alla fine? Sì, è un periodo che la palla non vuole entrare, diciamo, è un periodo un po' sfortunato davanti, poi con questi errori appunto all'inizio siamo andati subito in svantaggio, poteva andare diversamente, anche con tutti i pali che abbiamo preso. Purtroppo il vostro è stato un avvio di campionato un po' in salita, dopo 3 partite avete conquistato nessun punto, cosa c'è secondo te ancora da migliorare in questa squadra? Ma il gioco c'è, dobbiamo aspettare i risultati perché il gruppo è buono, stiamo lavorando tutti insieme, mancano le vittorie, però abbiamo giocato contro Torino e Bassotti che sono 2 squadre che puntano alla vittoria, noi continuiamo così.